Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è il primo video della nuova serie, diciamo così, Robby Pills, dove vi andrò a fare delle recensioni sui singoli prodotti che sto utilizzando, che ho utilizzato, perché mi rendo conto che poi vi parlo dei prodotti soltanto nei prodotti finiti e quindi o devo aspettare appunto di finire un prodotto per potervene parlare. Mi prude il naso come al solito, oppure comunque magari poi mi dimentico di parlarvene, lo butto, quindi ho deciso di fare questa rubrica, diciamo. Allora, oggi vi voglio parlare del sapone per mani della PH Bio. Questo in realtà l'ho acquistato anche da poco, però io lavo spessissimo le mani, sia io che la bambina, laviamo tantissimo, spessissimo le mani quando siamo in casa e quindi è quasi finito. Infatti penso che questo lo vedrete o nei finiti di questo mese o del prossimo. Comunque, questo è il sapone liquido igienizzante alla lavanda di PH Bio. Questo lo potete reperire al Lidl quando il Lidl fa la limited edition. Ed è privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamididea, PEG-SLS SLS, certificato IAP, vegan, ok, sono 500 ml di prodotto con un PAO di 6 mesi. Questi sono gli ingredienti, non so se si riuscirà mai a leggere qualcosa. Comunque, e questa è l'etichetta frontale. Allora, io devo dire la verità, non impazzisco per il profumo di lavanda, però questo è un profumo veramente molto molto delicato. Ovviamente si sente l'odore di lavanda, quindi se vi piace, non vi piace proprio questa profumazione, è un sapone che non fa per voi. È un sapone in gel, però pur essendo in gel è un sapone che non va a seccare le mani, anzi io soffro moltissimo la secchezza sul palmo della mano, però devo dire che non mi dà questo problema. Diciamo che le mie mani molte volte non risento tanto di secchezza perché la zona del palmo della mano mi si secca sempre perché avendo le mani che sudano molto, quando non sudano di contro sono molto molto secche. Ma io mi rendo conto quando un sapone mi va a seccare tantissimo le mani nel giro cuticole perché subito si va a seccare il giro cuticole e si vanno a formare tantissime pellicine nonostante io vada a mettere un olio tutte le sere. Quindi devo dire che questo prodotto mi è piaciuto tanto, io ce l'ho anche nella versione lime, però lo sto utilizzando poco perché uno ce l'ho in cucina, l'altro ce l'ho nelle scorte. Devo testarlo bene quello lime, anche se ha un odore molto fresco e per la cucina già vi posso dire che toglie benissimo gli odori. E niente, quindi questo è questo prodotto di PH Bio, io sì ve lo consiglio e poi hanno un prezzo di 3,39 euro se non ricordo male e quindi per me sono prodotti super promossi. Io spero che questo video e questa rubrica possa piacervi, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!